I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl. Piccoli attori crescono. Vi raccontiamo in questa puntata della Voce dello Spettacolo il percorso e l'avventura di una giovanissima attrice che a 22 anni ha già coronato la strada del successo. Parliamo proprio di Eleonora Cadeddu, conosciuta dal grande pubblico italiano per aver interpretato il ruolo di Annuccia nella fiction campione d'ascolti Un medico in famiglia. Il suo sguardo sveglio ha letteralmente fatto impazzire il pubblico italiano e la storia della famiglia Martini, conquistando il cuore di milioni e milioni di telespettatori. Eleonora infatti è nata e cresciuta all'interno della serie televisiva. Pensate, aveva 2 anni e mezzo quando per la prima volta recitò sul set di questa fiction, debuttando nel mondo della televisione, prestando il volto alla piccola Annuccia nella serie televisiva di Rai 1. Avevo 2 anni e mezzo, avevo il ciuccio e sì, è strano più a dirsi che a farsi in realtà, perché poi a farsi si è fatto, quindi è più strano a dirsi che a farsi. Dal 1998 è presenza fissa all'interno di Un medico in famiglia, arrivato fino ad ora alla 10ª serie. Un ruolo che in un certo senso le ha cambiato la vita, aprendole le porte del mondo dello spettacolo e facendola lavorare con illustri attori come Lino Banfi, Giulio Scarpati e Claudia Pandolfi. Io ho passato tutta la mia vita, nemmeno una metà della mia vita, tutta la mia vita sul set, perché ogni anno ricorreva la nuova serie, riniziava e quindi... Nonostante il successo televisivo, Eleonora sta continuando a studiare per realizzare il suo sogno di recitare, mentre i fan attendono con ansia una 11ª serie che tutti sperano ci sarà. Occasione giusta anche per festeggiare i 20 anni di una fiction televisiva con la quale tutta l'Italia è cresciuta. Per me è una cosa talmente normale e naturale che capisco che tutti dicono: ma cavolo, hai iniziato 2 anni e mezzo, come, cioè, com'è? Sei cresciuta su un set? Io non ci trovo niente di strano, ovviamente, cioè, proprio... è stata la mia vita, sempre così. Io non lo so, è questo mondo parallelo in cui ho vissuto per tutti questi anni, e che per me è come una seconda famiglia, come una vita parallela.